Claudio Sferandio, da più di 2 anni faccio parte dei meetup di Beppe Grillo qui a Roma, ho partecipato alla lista civica dello scorso anno e continuo, così come molti dei presenti, a credere che un'alternativa possibile esiste in quella che tutti continuiamo assillatamente a chiamare società civile, cioè i famosi non pregiudicati che però si comportano bene nella loro vita, fanno il loro lavoro, pagano le tasse, hanno dei figli, li portano a scuola e via dicendo. Io i discorsi di Giovanni li ho sentiti anche a giugno dell'anno scorso quando ci vedemmo a Vietri e sono delle parole splendide. Chi è che non vorrebbe la democrazia partecipata, la democrazia diretta? Chi è che non vorrebbe un paese dove tutti possiamo parlarci serenamente senza pensare che quello che ci sta davanti ci vuole fregare, ci vuole rubare i soldi che ci abbiamo in tasca, ci vuole truffare? Purtroppo in questo paese la cosa non è possibile. Oggi questa cosa non è possibile. È tutto molto bello. Io poi faccio Sferandio di cognome, quindi affido continuamente alla provvidenza divina, alle speranze di Giovanni, di Peppe Carpentieri, di Fiorenzo, di tutti coloro che amerebbero seriamente che qui a Roma o nel Lazio o in Piemonte o in Emilia Romagna accadesse quello che accade in alcuni paesi della Svizzera, in alcuni cantoni, in alcune zone della Germania. In questo paese non è possibile, non è possibile. L'idea che domani Duilio Ambiguo, che poi Massimo è stato anche piuttosto generoso perché ha parlato di un Duilio Ambiguo, in realtà di Duilio Ambiguo ce ne saranno 500 se noi vogliamo andarceli a cercare, che domani hanno rubriche da 300 numeri di telefono. Sarebbe splendido poter andare in una piazza e dire a Fondi, a Formia, a Viterbo, a Frosinone, a Rocca Cannuccia, a Rocca Priora, tu vuoi rappresentare la società civile nella regione Lazio, vuoi portare le nostre istanze? Ma basta che pensiate a chi è stato governatore nel Lazio, una persona di specchiata onestà che se ne stava tranquillamente in una trasmissione Rai con una grande audience a proteggere i diritti dei più deboli, dei truffati, dei vessati, e che poi si è ritrovato sulle prime pagine dei giornali per delle cose sue personali e poi per un retroscena di cui ancora non conosciamo i contorni e non possiamo approfondire, perché un altro grande problema che abbiamo tutti quanti è che a noi la verità non ce la racconterà nessuno, ma neanche gli atti processuali, ma neanche le sentenze. La verità non ce la racconta nessuno, non la possiamo trovare fino in fondo neanche nella rete. È tutto splendido quello che dice Giovanni, io vorrei che fosse così, vorrei tanto. Lo voglio soprattutto per i miei figli di 9 e 6 anni, io ho partecipato a questo movimento e alla lista civica dell'anno scorso per i miei figli. O riusciamo a capire che in questo paese, purtroppo, oggi, nel 2009, non è possibile fare quello che vorremmo tanti di noi, compreso Giovanni o Peppe Carpentieri. Dico sempre Peppe Carpentieri perché è un nome conosciuto in tutta Italia, nei meetup, scrive migliaia di post. E quindi il filtro era una proposta quantomeno percorribile per il fatto che le persone che sono qui dentro, quelle che hanno scritto nei meetup in questi 2 o 3 anni, quelli che sono stati sotto i gazebo a Roma, come a Formia o come in altri posti, Viterbo, Frosinone, chi ha presentato liste civiche, quantomeno le facce le conosci, quantomeno il curriculum glielo puoi studiare. La politica penso che sia sotto gli occhi di tutti che è una cosa orribile in questo paese, anche in molti altri, perché gli scandali ci stanno pure negli Stati Uniti, ci stanno in Germania. Solo che cosa succede? Che magari in paesi dove c'è un... qualcuno lo chiama nazionalismo, qualcun altro lo chiama campanilismo, qualcun altro lo chiama senso patriottico, non so, se ti beccano con l'amante negli Stati Uniti tu non fai più il governatore, non partecipi più, ti cancella proprio il partito. Se, come ci faceva vedere Report, il parlamentare tedesco ha caricato i punti della Lufthansa sulla sua tessera privata, il suo partito lo fa dimettere. Poi giustamente diciamo non c'ha il vincolo di mandato, non c'ha il vincolo mandato, ma probabilmente succede qualche cosa all'interno di quelle comunità per cui tu devi dimetterti, te ne vai. Noi siamo in un paese dove puoi essere pregiudicato, puoi avere scansato processi, puoi avere fatto delle cose vergognose e stai seduto tranquillamente in Parlamento, al Senato, al Consiglio regionale, puoi essere sindaco per 20 anni. Io capisco, per carità, la democrazia partecipativa, la democrazia, ma sarebbe splendido, però vi prego, io ho 45 anni, guardiamoci in faccia, queste sono cose, è utopia in questo paese, oggi, nel 2050, chissà, magari i miei figli. Quindi tornando poi al discorso che è fulcro, scusate il lunghissimo preambolo,
cercate, cerchiamo, se veramente si ha il coraggio di andare a fare una tornata elettorale come quella regionale, che comporta teoricamente anche delle spese assurde che nessuno di noi credo sia in grado di sostenere, cerchiamo di trovare delle persone che già abbiamo conosciuto, che abbiamo visto, con cui abbiamo camminato, poi magari ci fotteranno pure loro, perché purtroppo sembra che chi si avvicina alla politica, come avete visto, improvvisamente gli prende una specie di fuoco di Sant'Antonio, per cui dimentica il motivo per cui sta lì e comincia a farsi gli affari suoi, Cerchiamo, se ci riusciamo, tutti quanti insieme a trovare 37 persone, ed una fra queste 37, che possa seriamente rappresentare le domande di quei pochi cittadini, perché sono pochi quelli che credono in Beppe Grillo, signori, sono pochi. Perché Beppe Grillo non ti dà un posto di lavoro, perché Beppe Grillo non ti dà una licenza edilizia, perché Beppe Grillo non ti permette di fare un supermercato dove non ci si può fare un supermercato, e quindi ci pensano due volte prima di votare questo logo, le persone del sud del Lazio o quelle del nord vicino a Civitavecchia. Io veramente faccio appello al vostro senso pragmatico, sogniamo tutti, per carità, sogniamo tutti, però poi andiamoci a cercare possibilmente, per il filtro che diceva Pino, le persone tra di noi, noi 100, noi 200, noi che ci conosciamo da 3 anni, o quelli... Io ho visto persone che si sono presentate come candidato presidente dei municipi alla nostra lista civica, che erano espressioni di alcune associazioni romane molto radicate nel territorio, che facevano battaglie importanti, interessanti, sparite completamente, non le abbiamo più viste né sentite. Sparite! Ma basta che ti vai a vedere tutti i nomi dei candidati presidente. Dei 4 che sono stati eletti, 2 hanno cancellato Beppe Grillo e sono entrati al gruppo misto, gli altri 2, uno ha detto che forse si presenta a Italia dei Valori, ma non abbiamo ancora la certezza, e comunque ci ha anche spiegato che se lui poi non viene eletto continua a fare il consigliere municipale degli amici Beppe Grillo Roma. Cioè, capite ragazzi, facciamo i conti con la realtà, non facciamo i conti con la Svizzera, con la Svezia o con la Germania, siamo in Italia. Vi prego veramente, io poi lo ripeto, l'ho sempre scritto sul Meetup, io sto qua per i miei figli perché ho 45 anni, e poi ecco, io vi dico subito, non me candido, non me ne frega niente, non ce vengo, perché il solo pensiero che io poi mi dovessi mettere seduto vicino a uno che il giorno dopo passa un gruppo misto, o il giorno dopo lo vedo che inciucia con il TV o con PD per cose che non riguardano queste persone, a me s'accappona la pelle. E vi posso assicurare che valutare i curriculum di una persona è una cosa difficilissima. Io ho una laurea in risorse umane, è una specie di labirinto, cioè puoi veramente avere di fronte una persona splendida, ineccepibile, un Giovanni Nocella, un Dario Tamburrano, un Antonio Cippone, li vedi che so, oh cavolo, ma come, non mandiamo loro nei 37? E poi magari, che ne so, gli prende a tutti e tre una follia pura perché hanno incontrato, che ne so, il trans, il cocainomano, il carabiniere o il... La moglie presente. L'ho detto per questo. Grazie, scusate la lungaggine, ma un intervento solo.